Aumenta il numero delle persone anziane e la sanità si adegua per affrontare al meglio le malattie della terza età. Non si può più dire a una persona in base all'anagrafe non facciamo più niente, e quindi sia il paziente e a volte soprattutto la famiglia si aspettano un trattamento, ma l'importante è che questo trattamento non sia un accanimento ma sia un trattamento che miri a preservare il più possibile la qualità di vita residua. Pazienti sempre più anziani, la domanda di cura aumenta anche in queste fasce d'età e riguarda spesso procedure chirurgiche, prima nemmeno prese in considerazione. I neurochirurghi del Policlinico di Milano sanno cosa significhi affrontare patologie tipiche della terza età, per le quali occorre la massima attenzione. Innanzitutto tutta la patologia della colonna, che è molto diffusa nella popolazione, basta nominare la parola artrosi e ci capiamo. Poi i tumori cerebrali senz'altro. L'idrocefalo normoteso, che è una particolare patologia che viene messa in diagnosi differenziale con le demenze, e poi ovviamente tutto il capitolo dei tumori e della patologia vascolare. Le difficoltà sono legate ovviamente al confronto anche con i nostri colleghi anestesisti, giustamente, con i quali dobbiamo discutere l'indicazione o meno a un intervento chirurgico per le possibili complicanze post-operatorie. L'imperativo è costruire percorsi personalizzati a misura di anziano. Ci sforziamo anche di elaborare in maniera multidisciplinare, sottolineo questo è molto importante, soprattutto in questo campo, dei protocolli diagnostico-terapeutici con i geriatri, con i neurologi, con i radiologi e, importantissimo, anche con gli psicologi. Siamo allo sport, calcio, tra meno di un'ora il